Alla vittima pasquale si innalzi il sacrificio di lode, l'agnello ha redento il gregge, Cristo l'innocente ha riconciliato i peccatori con il Padre. Così canta la sequenza da 2000 anni a questa parte, la sequenza del giorno di Pasqua. Ed è anche quanto dicevamo noi qua il mercoledì delle ceneri, all'inizio della Quaresima che precede la Pasqua e ci prepara alla Pasqua. Per noi peccatori impuri, niente è perduto. Il Signore è più forte del male, il Signore ha vinto la morte. Dopo il Venerdì Santo non si celebra proprio nessun funerale. Abbiamo celebrato i giorni scorsi il Triduo Pasquale, questo dinamismo di passione, morte e risurrezione. L'abbiamo fatto non come degli spettatori che assistono a una rappresentazione, ma come dei figli di Dio coinvolti dalle conseguenze, gli effetti di quegli eventi sempre attuali nella storia a seguire, grazie alla grazia divina che continua a salvarci in ogni tempo, continuando a rendere presente il Signore risorto in modo sacramentale. È proprio all'inizio della sua passione che abbiamo celebrato i giorni scorsi, nell'ultima cena, il Signore Gesù ha voluto istituire il più santo dei sacramenti, possiamo dire, dal momento che si chiama Santissimo Sacramento. E possiamo dire che sia il modo nuovo di presenza del risorto, il modo eucaristico. Una presenza discreta, umile, diceva San Francesco d'Assisi, un Dio tanto umile da farsi presente in poca apparenza di pane, sì, umile, ma non meno imminente. Come possiamo intendere le parole dette da Gesù prima di lasciare gli apostoli? Vado ma torno a voi, vado via e al contempo però ritorno. Vedete, il sottrarsi della presenza visibile di Cristo coincide misteriosamente con il suo ritorno. E come? Grazie al Santissimo Sacramento dell'altare. Egli, pur tornato al Padre suo e Dio nostro, continua a venirci incontro, continua a visitarci con la sua grazia. Certo, sensibilmente non è la stessa cosa, perché il corpo glorioso di Cristo risorto che gli apostoli hanno visto nelle apparizioni, lo hanno visto mangiare, lo hanno toccato, ci hanno parlato, ecco, era lo stesso del Nazareno che portava ancora impresse nella sua carne i segni della passione. E però certo, vederlo in carne e ossa come lo hanno visto loro, come lo possiamo vedere raffigurato noi a Natale nella mangiatoia, non è proprio la stessa cosa che vederlo nell'ostia santa. E però lui a quella materia e forma di pane e vino ha scelto di comunicare tutto il suo essere per operare con la sua grazia in chi lo riceve nel tempo a seguire. Gesù che in vita ha detto San Pietro è passato risanando e beneficando tutti 2000 anni fa la sua venuta nella carne, ecco che oggi è ancora pane del cielo per noi che può risanare le ferite del corpo e dello spirito. E pensando, riflettendo su questa missione del servo di Yahweh, sullo scopo della sua opera che non è scaduta lì al momento della sua morte, dato che appunto è risorto, mi chiedo cosa abbiamo capito noi per celebrarlo apparecchiando tavolate nelle chiese, perché gli evangelisti non ci hanno riportato il menù della cena del Signore. Sicuramente perché l'eternità è una cosa, un bene ben più grande, ben più importante dei valori di fratellanza e di solidarietà simboleggiati da pani, pesci, primi piatti e antipasti, che sapete voi. Cristo, Re dell'universo,
dal suo trono di dolore, ha fatto qualcosa che nessun altro re imperatore è riuscito a fare nella storia degli uomini. Mentre gli uomini spadroneggiano gli uni sugli altri, come disse Gesù rispondendo agli apostoli, chi è il più grande tra di noi? E dice, e gli uomini cercano di espandere i domini, di conquistarsi gli uni gli altri, tra voi non sia così. Ecco, Gesù, subendo tutto il male degli uomini, poi si è dimostrato più grande di loro dal momento che è risorto, dopo che gli uomini lo hanno ucciso. E ci fu uno di questi importanti re e imperatori, che non è esattamente un santo della Chiesa, ma che io adesso mi permetto di citare, perché alla fine della sua vita pare abbia conosciuto una conversione. Nell'ultimo periodo trascorso sull'isola di Sant'Elena, nell'Atlantico, Napoleone Bonaparte riuscì a riflettere sui suoi deliri di onnipotenza e su tutto il male che aveva seminato in Europa, e ricevette anche i sacramenti. Allora il generale Bertrand, che era lì presente con lui, racconta le sue parole negli ultimi colloqui, e Napoleone Bonaparte diceva così: gli spiriti superficiali vedono una somiglianza tra il Cristo e i fondatori degli imperi, i conquistatori e le divinità delle altre religioni. Ma questa somiglianza non c'è, dice Napoleone. Tra il cristianesimo e qualsivoglia altra religione c'è la distanza dell'infinito. Lei, generale Bertrand, parla di Confucio, Zoroastro, Giove e Maometto. Ebbene, la differenza tra loro e Cristo e che Cristo affida tutto il proprio messaggio alla propria morte. Come può essere ciò l'invenzione di un uomo? Infatti non lo è, ma è piuttosto un segno strano, una fiducia sovraumana, una realtà misteriosa. Perché è Dio che ha risuscitato Cristo dai morti. Come è possibile altrimenti il dinamismo pasquale? Chi lo può riprodurre in laboratorio per spiegarci? Come avviene il mistero della nostra fede, lo stesso che acclamiamo dopo la consacrazione del pane e del vino. Ogni volta che mangiamo di questo pane, beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta, che continua sempre grazie alla sua grazia. E nella messa che si rende presente quell'evento salvifico, perché Gesù venga ancora a noi, hic et nunc, qui ed ora, nell'attesa di riunirci noi, di raggiungerlo noi nel suo regno. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo, Signore, per la vita eterna, dice la liturgia, e aggiungo io, che soltanto Dio ci può dare. Nostri amici, parenti e conoscenti affidano la vita a pensatori umani e potenti di questo mondo, e oggi sono indaffarati tra colombe e uova, va bene. Noi professiamo che Gesù è il Cristo e in nessun altro c'è salvezza, come dice San Pietro. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati. Sia lodato Gesù Cristo.